Abbiamo messo a stretto confronto le action camera GoPro HD Hero 3 Silver Edition, Midland XTC 300, Drift Innovation HD 170 Stealth e Sony HDR AS15. Del quartetto solo la proposta Drift non prevede l'uso di un case esterno, mentre XTC 300 può essere utilizzata sia senza sia con il case subacqueo. Tutte ad eccezione della proposta Midland offrono registrazione Full HD 1080p a 30fps con angolo di visione ultra grandangolare di 170 gradi, mentre alla risoluzione massima la proposta Midland arriva solo a 127 gradi di angolo di visione. Tra le quattro la proposta Drift è l'unica con display a colori Live View e ottica aggirevole. Sony HDR S15 e GoPro Hero 3 Silver Edition sono invece accomunate dalla possibilità di utilizzare uno smartphone come controller remoto con visualizzazione Live View delle immagini grazie alla connettività Wi-Fi integrata. A livello di qualità video, GoPro HD Hero 3, anche grazie alla sua ormai lunga esperienza, è quella che strappa i giudizi migliori su tutti i fronti. L'audio, pur utilizzando il case ermetico, è buono, con probabilmente un sistema autolivellante dei volumi. La proposta Sony offre audio nella media, ma che soffre agli altri volumi. Nelle altre due proposte la resa audio è di qualità inferiore. Anche in controluce GoPro sa il fatto suo e strappa il giudizio migliore. Il flare è contenuto e la gamma dinamica rimane buona. In seconda posizione si piazza Midland XTC 300, flare e riflessi sono evidenti ma le immagini restano utilizzabili. Un flare molto invasivo caratterizza le altre due proposte. A livello di gamma dinamica GoPro vince di fronte a Sony e Drift, con XTC 300 fanalino di coda. Anche in merito alla qualità generale, GoPro e Sony occupano rispettivamente i primi due posti. La proposta Drift ha invece colori troppo saturi che vanno a cancellare molti dettagli e al contrario XTC 300 offre immagini poco sature oltre che caratterizzate da contrasto e nitidezza più bassi della concorrenza. I prezzi al pubblico vedono rispecchiati i valori in campo, fatto salvo per la proposta Sony, che a fronte di un listino di 300 euro è già reperibile in rete a partire da circa 240 euro. Midland XTC 300 è disponibile circa allo stesso prezzo, mentre per portarsi a casa Drift Innovation HD 170 Stealth sono necessari circa 20 euro in più. 349 euro è il listino di GoPro HD Hero 3 Silver Edition, ma la rete la propone a partire da circa 319 euro. Casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza! Sempre!